L'abbiamo invocato, agognato, sperato, sognato e finalmente è tornato. Zagor 703, Super Mike. Agenti Alfa, bentornati sul canale. Stranamente, rispetto ai miei canoni soliti, torniamo a parlare di Zagor. Perché? Per due motivi. Il primo è che ritorna Super Mike, che è un personaggio che ho amato tantissimo nella prima storia nolittiana di tanti anni fa, che grazie a un amico di nome Graziano, grazie Graziano, gioco di parole fantastico, riuscì a scoprire. Lui mi portò degli albi, i famosi Tutto Zagor di molti anni fa, con le storie che secondo lui meritavano di più. Ecco, Super Mike era una di quelle. Mi colpì talmente tanto che io, 1 o 2 anni fa, andai ad acquistare proprio il volumone poi a colori edito dalla Bonelli riguardante questo personaggio. E se voi fate una piccola ricerca sul canale troverete proprio il video dedicato che, se mi ricordo, alla fine poi magari lascio in sovraimpressione. Una storia secondo me che riporta Zagor nelle atmosfere classiche che più classiche non si può, e qui inevitabilmente il pubblico si potrà anche un po' dividere perché c'è chi spinge per l'innovazione di Zagor e chi invece per tradizione dirà finalmente siamo ritornati alle nostre classiche atmosfere zagoriane e quindi non se ne uscirà mai. La mia opinione personale è che questo albo è riuscito a creare un contesto ideale per questo tipo di storia perché le atmosfere che si respirano, a partire anche dal linguaggio dei personaggi, è veramente come fare un doppio salto nel tempo all'indietro e ritrovarsi negli anni 70, perché comunque non si può di certo dire che questa sia una storia moderna. Però è anche vero che io immagino che il classico lettore di Zagor o la stragrande maggioranza dei suoi lettori desideri storie di questo tipo. Di conseguenza è anche giusto accontentare un po' chi tutti i mesi tira fuori i soldini e fa andare avanti il personaggio. Poi ricordiamoci che Zagor ha Zagor più, c'è il Color, ci sono state le miniserie Origini, i racconti di Darkwood, ci sono gli speciali, quindi territori sui quali poter esplorare ce ne sono tantissimi. Quindi mettere secondo me in croce la serie mensile ha veramente poco senso, e lo dico anch'io che Zagor lo acquisto solo occasionalmente, spesso lo compro e non lo porto sul canale perché comunque laddove non ho una conoscenza approfondita mi dispiace anche fare brutte figure, no? Invece vedo anche tanti che parlano di Nathan Never che non conoscono praticamente nulla e fanno delle figuracce. Ecco, io voglio provare il più possibile a evitare di fare questo, anche perché sarebbe veramente un servizio poco utile. Quindi io più che una recensione dirò semplicemente le sensazioni che mi ha restituito questo album, a partire diciamo dalla copertina assolutamente evocativa, ma che va a evocare anche secondo me i tempi originari di Super Mike, perché è chiaramente una copertina che oltre a ricordarci il buon Superman col gesto di Clark Kent ci ricorda anche diciamo il senso di oppressione che Mike Gordon riesce a esercitare comunque su Zagor, il che comunque è chiaramente evocativo e ci ricorda non solo quello che abbiamo già letto, ma ci introduce anche un po' alla storia. Una storia disegnata da Marco Verni, che in molti mi dicono è praticamente colui che riesce a riprodurre il più possibile il tratto del mio illustre concittadino Gallieno Ferri, e che riesce a riportare Zagor in quel tipo di ambientazioni e atmosfere lì. Soggetto a sceneggiatura, come sapete, di Moreno Burattini per una saga che non ho ben capito se si svilupperà su 6 o 7 albi. Quindi veramente una saga che leggerò con tanto interesse, la leggerò tutta, non credo che tutti i mesi porterò l'albo sul canale, anzi ve lo dico molto probabilmente no. Ma alla fine di questo ciclo magari farò un bilancio per comunicarvi con le mie sensazioni. Cosa ho trovato in questo albo? Ho trovato una storia innanzitutto di altri tempi, proprio dal punto di vista della struttura della storia, della sua semplicità e del linguaggio. L'ho trovata una storia un pochino lontana dalle mie corde. Non posso dare un giudizio perché, come dicevo, il lettore di Zagor magari si aspetta questa storia. Io da lettore occasionale non posso avere un giudizio su una cosa che magari nasce proprio per essere così. Quindi
Quindi uno mi può dire perché leggi Zagor e ti aspetti qualcos'altro? E infatti non mi aspetto qualcos'altro. Ho letto questa storia o l'ho percepita, vissuta per come dovevo percepirla, perché sennò mi andavo a comprare un altro fumetto. Credo che sia una buona storia a patto di contestualizzarla con quello che vuole raccontare. Se io a gusto personale mi focalizzassi solo sulla storia e dire mi è piaciuta o non mi è piaciuta, io probabilmente direi che non mi è piaciuta. E lo dico senza urlarlo, senza strapparlo. Dico in modo fermo che è una storia che non mi è piaciuta perché non mi ha preso. Però dico anche che se penso alla storia doppia, la prima, perché poi quella di Castalli non l'ho letta, la prima di Super Mike, dico che probabilmente si è ricreata l'atmosfera giusta per riportare in auge questo personaggio. Poi è anche vero che leggendone solo uno, che cavolo di giudizio si può dare? Cioè, è solo la premessa. Qui Zagor e Super Mike manco si trovano faccia a faccia, per dire, si sfiorano, si studiano, si guardano da lontano, c'è una sorta di inseguimento a cavallo su un treno, non si raggiungono mai, Mike Gordon fa perdere le sue tracce, e ci sono state due cose che mi hanno fatto un po' sorridere: la lunga prefazione di Chico, che è poi quella che va a aprire la storia, quella che praticamente dà il là al motivo per il quale Zagor si mette, come dire, a caccia di Super Mike, e un po' alla reazione anche di Zagor. Zagor nel giro di due tavole, tutto di impeto, decide che deve dare la caccia a Mike Gordon, nel senso non c'è nessuna riflessione, non c'è nessun approccio un pochino più meditativo, ecco, sul perché Mike Gordon sia tornato in quel momento. Niente, parte, lo deve andare a prendere, lo deve trovare, lo deve inseguire. Sì, ok, ha messo in pericolo Chico, gli ha tirato un brutto scherzo, però insomma è stata proprio una reazione da fumetto di altri tempi. Però dico, se Burattini aveva questa intenzione, io dico che ci è riuscito, perché ha creato quell'ambito, quella forma narrativa che probabilmente i lettori di Zagor hanno sempre cercato nel loro eroe. Io, da lettore che preferisco cose più pesanti o comunque più riflessive, ho trovato questa molto molto leggerina, molto. Però se mi butto sul divano e dico mi metto lì 20 minuti, mezz'ora a leggere o a rileggere, perché comunque io spesso gli albi li rileggo, questo albo, dico che mi ha tenuto compagnia, è stata una storia accettabile per i miei canoni, un po' bassa, nel senso che, come dicevo prima, dovrei dire che non mi è piaciuta. Però se la vedo con lo spirito di ritrovare il Mike Gordon di un po' di anni fa, lascio perdere un po' i miei gusti personali, mi calo nelle intenzioni dell'autore e magari nei gusti del lettore classico di Zagor, dico che è stata una piacevole lettura, tanto che, ribadisco, anche se vi ho detto che non mi è piaciuta, comprerò tutti gli albi, perché è un personaggio talmente iconico che non lo si può giudicare per una storia che è solo una premessa. Quindi penso che, come molti altri, a meno che poi al secondo o terzo albo vedremo delle cose imbarazzanti, penso che la saga la finirò tutta, anche perché comprare un fumetto più a mese non mi manda di certo una rovina, quindi, per dire, la posso anche seguire con simpatia. E perché ho sottolineato l'aspetto del piacere o non piacere a livello personale? Perché, ad esempio, io ultimamente, qualche mese fa, ho comprato il numero 400. Il numero 400 che mi era piaciuto parecchio, non l'avevo definito un capolavoro, però come numero celebrativo, secondo me, aveva davvero una marcia in più, sia perché presentava il colore, sia perché ci ha fatto riflettere sul tema del doppio, sul tema del tempo che passa, sul tema della riflessione dell'identità, sulle malattie legate all'età, su, diciamo, un personaggio che probabilmente ha fatto la storia di Zagor, ha dato il via a lui stesso per farlo diventare quello che è, e quindi l'ho trovata una storia profonda che mi ha restituito qualcosa che, indipendentemente dall'ambientazione sia storica che territoriale, diciamo, della giungla, della natura, dei boschi, mi ha comunque dato qualcosa su cui riflettere. Questa è una storia da prendere per quello che è, un'avventura leggera, spensierata, con uno stile di tanti anni fa, che va presa per quella che è. Poi attenzione, magari a metà della saga c'è una svolta incredibile, questa lunga avventura di Super Mike si trasformerà in qualcos'altro, perché no? Chi sono io per poterlo
giudicare o valutare. Io non sono nessuno e mi limito a fare il lettore e a dire se una storia mi è piaciuta o no, magari sottolineando qualche aspetto un po' particolare. Per quanto riguarda i disegni, sono davvero molto molto classici, quasi antiquati direi, ma mi chiedo se la cosa è voluta, allora è stata molto intelligente, cioè è una cosa da premiare, perché se si vuole portare all'attenzione del lettore l'ambito in cui Super Mike apparve tanti anni fa, chiaramente non può esserci un qualcosa che sia veramente lontano ogni luce. Per cui, certo, guardate un po' queste espressioni qua. Nel 2024 sono abbastanza improponibili, però non mi... cioè, ci sta. Cioè, se voglio il disegno fighissimo in computer grafica, vado veramente a leggermi un albo di Nathan Never ambientato nello spazio, nella galassia, no? Tanto per dire, io i miei gusti li conosco, so quali sono. Tratto classico, tratto che non lascia molto spazio a invenzioni sorprese, griglia bonegliana assolutamente straclassica, non classica ma straclassica, però lettura piacevole. A me ha dato proprio la sensazione di avere in mano uno di quei vecchi albi o di Tex o di Zagor che io leggevo in campagna, che andavo a recuperare quando avevo 10-11 anni dalla cantina dei miei zii, no? Ecco, io prendevo un albo di quelli, io ho letto tantissimi Tex ad esempio, anche se non ne parlo mai, ma mi annoiavano sempre un po', però li leggevo perché non avevo tanto altro a parte qualcosa della Disney, e quindi prendere in mano uno di questo albo qui mi ha restituito le stesse identiche situazioni di tanti anni fa, il che non so se sia un bene o meno, forse non lo è tanto per un discorso di innovazione del fumetto, ma se si rispetta Zagor e la sua storia, secondo me va benissimo, perché rimane senz'altro nel solco della tradizione e ci racconta davvero quello che Burattini aveva in mente. Poi, ripeto, è tutto relativo, chissà come si svilupperà la storia. Io vi rimando alla fine di questa lunga saga, non lo seguirò mese dopo mese e solo allora forse potrò fare un bilancio anche un pochino più critico. Comunque si parte con una storia molto soft, con un'avventura, diciamo così, non entusiasmante, che però in qualche modo le premesse le doveva mettere. E sono curioso anche di sapere come la stanno vivendo i lettori storici di Zagor, perché il ritorno di Super Mike è già per sé un avvenimento eccezionale che si aspettava da una vita. Però la mia domanda è: come un lettore storico di Zagor si sta approcciando a questa storia? Cioè, gli piace ritrovare le ambientazioni di un tempo, perché quelle devono essere quasi un po' super eroistiche, con i personaggi che fanno un po' gli smargiassi, oppure si augurano comunque che questo incontro nuovo fra Zagor e Super Mike debba portare comunque a dei temi nuovi e di riflessione? Chi lo sa, e soprattutto a loro che mi rivolgo per avere qualche elemento in più per poter apprezzare o entrare nei meccanismi di questa storia. Quindi, che dire, ci vediamo al prossimo video, e per quanto riguarda Zagor ci vediamo fra un po' di mesi, a meno di colpi di scena, per fare un bilancio finale di questa saga. A presto. Punto. Punto. Due punti.